Piero Chiambretti e Paolo Rossi, regia di Enrico Lombardo. Vi ricordo a 12:40 il film in versione originale con sottotitoli in italiano La Ronde. Buon proseguimento di serata. L'Italia è il paese che amo. Qui ho le mie radici, le mie speranze e i miei orizzonti. Qui ho imparato da mio padre e dalla vita il mio mestiere di imprenditore. Qui ho anche preso la passione per la libertà. Silvio Berlusconi, un Mann, eine Hymne, eine Mission. Doch so gefällig der Mann daherkommt, so widersprüchlich denkt man über ihn. Wer ist Silvio Berlusconi? Loro sono il c'è quel che c'è. E ora, ciao a tutti. E ora presento un uomo oltre la pericondizio, un super partes, un mensana incorpore, il signor Piero Chiambretti.
anno e buon governo a tutti. Siamo mancati per 20 giorni, è successo un casino. Bossi è andato da Rispoli, Bertinotti ad Harem. Berlusconi ha lasciato l'arredamento a Dini, qui c'è il figlio. Insomma, no, più magro. Benvenuti a questo laureato bis, questa trasmissione par condicio nelle università italiane. Siamo qui a Tor Vergata nella facoltà di economia e commercio, ma non c'è nessuno di economia. Non c'è nessuno di economia. Hanno fatto economia. No. Allora, Tor Vergata, questa cattedrale nel deserto, questa straordinaria università, dicevo, di economia qui se ne è fatta poca perché si sono spesi 70 miliardi solo in questo ultimo periodo, ma questo non va detto, questo non va detto. Piuttosto vorrei chiedere qui al figlio di Dini come ha fatto ad avere il rincarico, come hai fatto ad essere ancora qui? Rispetto a Berlusconi, come hai fatto? Io ho molti amici. Anche Berlusconi ha molti amici, lo sai? Sì, ma i miei non li hanno ancora beccati. E comunque poi uno non fa presidente del consiglio e grida Italia, forza Italia, Italia, e poi va a Siena se Moritz. C'è Chiesa Valmalenco, Genergento, vuoi fare l'esclusivo, va a Siena a prendere più confini, ma no, io invece sono andato in vacanza dove ci sono gli italiani che contano. Non mi preghi. Chiedimi dove. Chiediamolo, facciamolo dire a loro, dite dove. Basta. Avevamo detto di no. Basta. Allora, vogliamo cominciare con questa prima trasmissione dell'anno? Sì, sì, aspetta. Allora, si parte subito con la trasmissione presentando, come sempre, una bella gnocca. Allora, sì. Sei pronto? Sì. Quindi, vi presento la... No, no! C'è stata il ribaltone, la miss la presento io. Scusa. Questo è un ribaltone mascherato. Chiamami Giuda. Traditore! Sì! E mi piace anche! Presenta signori e signori! Miss Università! Diciamo che è cambiato proprio tutto, diciamo la verità. Bella molto. Non è, però è un tipo. Ma questo è un cantante per sempre. Chi è? È Vinicio Capossera! È un cantante per sempre! E cosa c'entra con la Miss? Non ha le teste, ma c'entra meglio! Questo è un cantante per sempre, non è come Dini che non si sa... Lui c'è, rimane. Vabbè, lui può rimanere, però, sì. Però mi devi promettere sulla testa di Dini, non so se ha figli, ce l'ha con quella faccia di figli. Ma... Forse ti. Comunque senti, mi devi giurare sì. Che non succede quello che è già successo in questa trasmissione, io che sono successo? Portavoce non doveva succedere. Pensa che qui c'è uno, è venuto qua 5 volte e ha venduto 50.000 dischi. Ma che figli di puttana che ci sono in giro qua. Ecco. Allora c'è io... gente che vende dischi, promuove libri, pubblicità al calcio, c'è tutta gente in giro, gente schifo, ci siamo rimasti noi, Piero, noi ci siamo rimasti. Sta di fatto che se volete fare un... lui parla o no, lui canta? Lui vede dopo. Cioè non fa... canta solo è lui. È un tipo, sa quel che dice quando lo pensa. Se non ho capito cosa ho detto. Comunque volete fare un pezzo, immagino. Noi abbiamo preparato un pezzo. Sì. Che però per prepararci quanto ci vogliono vuole? Due minuti. Bene, allora nei due minuti noi vi facciamo vedere, guarda caso, non è preparata questa cosa, una scheggia impazzita di questa università. Buon divertimento, preparatevi. Due minuti. Sì.
quella che vedete è l'Università di Tor Vergata, il grande complesso universitario alle porte di Roma, voluto negli anni 70 ma non ancora ultimato dall'allora governo Rumor, per decongestionare la Sapienza già quei tempi ai limiti del collasso. Inaugurata nel 1982 dall'allora rettore dell'Ateneo, il professor Garaci, chiamato amabilmente dal giornalista Panza quando tentò la scalata al Campidoglio, il signor Nessuno, Tor Vergata vanta 6 facoltà: giurisprudenza, economia, lettere, filosofia, ingegneria, medicina e chirurgia, scienze naturali. Gli studenti iscritti sono attualmente 28.815. Capitanato dall'attuale magnifico rettore Aldo Brancati, il giovane Ateneo detiene al momento un solo record: i fondi destinati dal Ministero dell'Università nelle proprie casse, 70 miliardi nella sola finanziaria del 95, un regalo troppo vistoso per non suscitare qualche invidia tra gli altri Atenei italiani. Ma nonostante tutto, un solo interrogativo arrovella gli uomini di Tor Vergata. Come fanno tutte le mattine i 29.000 studenti più le 825 persone che compongono il corpo docente a raggiungere l'università in tempo utile per le lezioni, prima che le tenebre li avvolgano lungo il tragitto? Il disagio dei trasporti è il problema all'ordine del giorno nell'Ateneo romano. Arrivare a Tor Vergata è un'impresa. I fortunati che hanno l'auto devono percorrere il grande raccordo anulare nelle ore di punta, rischiando di dare gli esami ai caselli. Gli altri hanno poche possibilità. Primo tratto in metro direzione Anagnina, il secondo in trattore sino alla Romanina e il terzo a cavallo, meglio se alla sella. Tra i professori che subiscono tutti i giorni questo supplizio ricordiamo l'ex vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura Giovanni Galloni, professore di diritto agrario e giurisprudenza, e l'avvocato Carlo Taormina, professore di istituzioni di diritto penale nella stessa facoltà. In questo modo tiravamo avanti. Quando la domenica era bella, ci vestivamo a festa per andare in via delle Usciadee, tanto per fare, contenti di veder decervellare le nostre due signore impiastricciate, graziose, tirando per la coda i due marmocchi carini. Salivano su con noi nella vettura lucida, felici correvamo in via Usciadee, strozzati tutti quanti allo steccato, menando colpi per meglio veder, cercando sotto i piedi un asse e un sasso per non sporcar di sangue gli scarponi. Venite, vedete, la macchina girà, da Ricco a Mirate la testa via volar. Eccoci, bianchicci di cervella, i pargolini ne mangiano e noi pure, e quest'urino fetta con limone, e le ferite prombi ci godiamo. Poi vedo sulla macchina spaurito un brutto ceffo che mi torna poco. Ti riconosco in faccia, bel Tomino, ma hai te rubato e non mi fai pietà. A un tratto per la manica mi tira il fratello mio che avanza una premura, ma sbattili sulla faccia un bel piastrone, che il questurino si è girato in là. Sentendo il suo superbo ragionare, grazie, mi gonfio di coraggio da insolente, vai, mi sterco a Ricco, tiro una gran piastra che in faccia al questurino si sfatacca. A un tanto tanto sommenato dalla folla inferocita strapazzato, ed è caduto dritto a testa in giù nel vortice da cui non torni più. Venite, vedete, la macchina gira, da Ricco a Mirate la testa via volare.
cosa capita a Chignavo. Passeggia per veder decervellare in via delle uscede da Malaccorti. Si parte vivi e si ritorna morti. Vinicio Paolo Rossi. Grazie, vado al podio. Sì, credo, prego, andate pure. Grazie. Andate ai bagni, dove andate? Un attimo. Okay. Vi riprendete, fatemi una bomba e tornate. Sì, certo. Allora, nella scorsa edizione di questa trasmissione ci hanno tacciato di comunisti, specialmente l'onorevole Mussolini, ma anche di fascisti, l'onorevole Ricci e anche Castagna. Quindi è difficile mantenere quella che viene definita la par condicio. Noi abbiamo trovato negli scantinati della Fininvest un filmato che potrebbe mettere d'accordo tutti e ve lo facciamo vedere immediatamente. Buon divertimento, ascoltate bene le parole. Buonasera. Però ormai non siamo più preoccupati. Ma possiamo mai. I miei più cari collaboratori. Se vuole champagne lo chiamo. Ho lavorato 5 anni con una televisione in Francia che si chiamava La Cinq e alla fine è stata chiusa. Sfortunatamente per me il signor Rococciò fa un programma che deve seguire oggi. L'intervista nel parco. Ecco, se vogliamo fare 2 passi nel parco. Dica che naturalmente ci sono delle voglio nemmeno fare paragoni di ma nel mio piccolissimo io mi riconosco moltissima vicinanza personale con lui. In Italia che cosa sta succedendo? Italia, dobbiamo cambiare completamente la classe. Io sono convinto, lei soprattutto lui è forte, c'ha ancora i muscoli forti, quindi ci abbiamo tanta voglia di combinare. Va bene, se io tutto quello che io potrò fare, posso fare, lui conti di avere un amico qui. Glielo dico. Ma c'è moglie, gli due che ci andiamo a comunque con moglie, che strada, scusate, che voi possono znare, sono zesso, ma si è stato. Ok. Cominciamo con la riconquista rivista. Lasciamo sapere. Marina. Grazie. Bene. Io ho altri 4 figli, Marinka. Grazie, Marina. Grazie. Del cavaliere, eccoci qui con il
commemorazione del laureato bis. Lo chiamano il cavaliere solitario dell'arte, il bollito del sud, Achille Bonito Oliva. Corpo sano in mente nano, eh? La vedo non molto altino. Beh, un po' più slanciato, sì. Beh, insomma, lei però ha i tacchi come Berlusconi, o sbaglio? No. Non ce l'ha. No. Professore, io la ringrazio di essere intervenuto, sono pochi coraggiosi che ormai partecipano alla nostra trasmissione e non riusciamo a capire perché. Lei è professore. Sì. Professore di arte, diciamo. Storia, no? Dell'arte contemporanea. Ma lei insegna all'università di Roma. Di Roma, questa o l'altra? No, alla Sapienza. Alla Sapienza, perché qui non ha la macchina, quindi non può venire. Non c'ho manco la patente. Eh? Non c'ho la patente perché non arrivo ai pedali. Non arriva ai pedali, ho capito. Quindi, insomma, vai in moto? Non tocca per terra, ci vuole le marciapiedi. No, vado in tassi, in tassi. Ah. Professore, però mi scusi, lei è appunto docente di storia dell'arte contemporanea, però è laureato in giurisprudenza e filosofia, o sbaglio? Sì. Due lauree, quindi vi sbaglio. Al prezzo di una. Al prezzo di una. Si è laureato a Napoli. Sì. Le ha comprate o... No. Allora non si comprava. Non si comprava. No. E come mai ha fatto giurisprudenza e poi filosofia? Intanto perché giurisprudenza è una facoltà molto, come dire, semplice. Semplice. Sì. E poi... Buoni... Buoni, state buoni, buoni, state buoni, buoni. E poi ho fatto storia e filosofia per fare una cosa un po' più complicata. Ecco, lei però è un fan prodigio, o è soltanto prodigio? No, io ero un fan prodigio, adesso sono rimasto solo un prodigio. Un prodigio. Sì, sì. Lei è un narcisista di prima linea, diciamo, no? Sì. Ecco, diciamo che Narciso, oltre ad aver inventato la pittura, ha invitato anche lei. Però c'è una differenza tra narcisismo e vanità. Sì. Perché la vanità riprende a portè del narcisismo. Il narcisismo è una cosa un po' più profonda. Ecco, ma il narcisismo possiamo definirlo un meccanismo per raggiungere il potere? No. No. Perché... Però mi scusi, lei nel 72 si è fatto ritrarre su dei manifesti in via Margutta, la sua foto è sottoscritto sono un coglione. No, quello è narcisismo. No, non era così. Non era così? No. C'era solo il coglione. C'era un passaggio. No. No, non era così. Allora. Com'è andata quella volta? Allora, la cosa nasce da una mia considerazione. Io credo che critici si nasce, sì. Artisti si diventa e comici si muore. Ahia, è tutto. Ma scusi, lei era. Allora, mi faccia fine. No, adesso ha parlato lei, adesso sì, parlo però io. Pubblico adesso si parlo muore, io. Detto no, una no. Volta. Eh? No. Aveva detto pubblico si muore. Sì, ad ascoltarla a lungo sì. Ah, ecco. Allora, da questo ho pensato che in realtà il critico è uno che attraverso la scelta degli artisti sì. Acquista anche un potere e qualche volta uno strapotere. Quindi un po' di ironia fa bene. Sì. E io così, con molta autoironia, mi sono, come dire... Proposto sui manifesti, essendo anche un critico da marciapiede, cioè sì. Dire, uno che cammina a piedi. Esatto. E quindi ho fatto questa foto dove c'era scritto, sono Achille Bonito, il critico, dunque il coglione. E quindi c'è un passaggio che lei va a saltare. E io non lo sapevo, ricordavo quindi, solo quello. Sì, appunto. Ecco, ma mi scusi, lei dice di essere critico, però Dalì e De Chirico, che sono stati due grandissimi della pittura, dicono che i critici non capiscono nulla di arte. Come no, ma perché generalmente gli artisti sono più narcisisti dei critici e sono abituati al critico come servo di scena, come qualcuno che dietro le quinte li assiste e basta. In realtà io ho creato anche un modello nuovo di critico, un critico protagonista, un critico che produce con le sue teorie idee, stimola gli artisti, e dà delle svolte, propone nuove dimensioni dell'arte e anche dei movimenti differenti, anche perché insomma in una realtà come la nostra non esistono più gerarchie, no? Sì. Lei è un democratico. Sono un democratico. Ecco, anch'io lo sono nella cultura e credo quindi alla complementarità dei ruoli. Bene, io direi che lei potrebbe fare adesso la sua lezione. Prima però mi tolgo una curiosità. Sì. Lei ha quattro modelli, non so se imitativi o che cosa. Sì. Duchamp, Maradona, Sant'Ignazio... Da Loyola. Sì, Sant'Ignazio da Loyola, sì. Poi Andy Warhol e, sì. E diciamo, Maradona. Sì. Ci può spiegare il perché di questi quattro e Sant'Ignazio in particolare? E allora, Maradona perché... È stato un giocatore che teneva sempre la palla al piede. E non teneva solo la palla, teneva anche il resto. Vabbè, lui sì.
E però è stato un grande giocatore, quindi un grande protagonista. Genio, quindi, diciamo. Ho spostato col mio modello di critico da servo di scena a quello protagonista, allora mi sono sentito un qualcuno che poteva giocare in prima persona. San Ignazio Loyola, perché è quello che scrive i precetti per la santità, per diventare santo. Il critico è quello che con le sue teorie propone i modi all'arte e all'artista per passare alla storia. Beh, lei con i santi ci va, come dire, a nozze. Ma io ho un papa Celestino V che fece il gran rifiuto, e per questo io non ho rifiutato di venire questa sera qui alla trasmissione. Esatto. Io non rifiuto. Infatti, diciamo, lui non ha rifiutato perché ha un nonno papa. Un buon po' più là. un trisavolo Celestino V. Allora di che cosa vuol parlare la sua lezione questa sera, professore? Allora, io vorrei fare così un discorsetto, il titolo è L'Italia rinviata a giudizio, virgola, quello universale. Ecco, che è il migliore, diciamo la verità. Come sapete, è sopra le parti quello. Ecco. Come sapete, Michelangelo nella Cappella Sistina ha dato corpo, proprio corpo, alle virtù e ai vizi dei suoi contemporanei. E li ha dipinti in maniera plastica nella Cappella Sistina, che oggi è restaurata ed è ancora una volta un capolavoro che sfida i tempi. Bene. Io credo che allora possiamo applicare, diciamo così, alla Cappella Sistina il corpo della politica. Visto che Michelangelo dà corpo ai vizi e virtù, io voglio dare una definizione al corpo della politica. Io credo che il corpo della politica si divide in due parti. Il corpo elettorale, cioè che sono quelli che vanno a votare da 18 anni fino, diciamo, a 100, anche oltre adesso, e il corpo degli eletti, quelli che vengono poi attraverso i voti nominati deputati e senatori. Io credo che il corpo degli eletti può essere riportato nella Cappella Sistina, par condicio, prima e seconda Repubblica. Nella prima Repubblica abbiamo, diciamo, tre tipi di corpi, e possiamo anche, abbiamo anche delle diapositive con cui possiamo esemplificare questo. Abbiamo il corpo blindato, il corpus domini, il corpo controriformistico, il corpo velato, il corpo abbottonato anche di notte, e il corpo appunto democristiano. Ma come sappiamo, la prima Repubblica è stata una Repubblica consociativa, non era abitata solo dal corpo democristiano confessionale, ma anche dal corpo resistenziale, il corpo di Vildeiotti, un corpo monumentale, un corpo che sfida i lifting ideologici e quindi passa attraverso, diciamo, varie intemperie. Ma abbiamo anche poi il terzo tipo di corpo, quello che potremmo chiamare scandalo al sole. Il corpo disinibito, il corpo che oltre al dovere della politica crede nel piacere della politica. Ma adesso passiamo alla Seconda Repubblica. Dovete sapere che nella storia dell'arte c'è un movimento che si chiama manierismo, che si produce nel Cinquecento dopo il Rinascimento, l'apoggeo dell'arte, il momento in cui Leonardo, Michelangelo e Raffaello realizzano i loro grandi capolavori perché credono nei valori della storia che vivono. Il manierismo è l'epoca successiva quando, per crisi, l'intellettuale e l'artista si trova senza valori. E qual è la figura centrale, diciamo anche a livello filosofico, a livello politico, che è emblematica per il manierismo? Il principe di Machiavelli. E potremmo partire col principe del pulloverismo, Berlusconi, quello che recupera appunto i modelli del passato attraverso una definizione che il fini giustifica i mezzi. Con fini ci troviamo di fronte a quello che possiamo definire, recuperando il titolo di un film, il fascismo discreto della borghesia. Ma dobbiamo dire che la Seconda Repubblica si muove, usando un'espressione che Chiambretti non potrebbe mai adoperare, in un movimento dialettico tra Capital e Manoval. Ci troviamo di fronte
a un uomo che fa la politica a braccio, a un bracciante della politica, a quello che indossa per definizione il pigiama palazzo. Chi col pigiama è entrato anche nel palazzo. Se la Prima Repubblica è stata anche purtroppo negativamente, drammaticamente attraversata dalle Brigate Rosse, la Seconda Repubblica è abitata dalle Brigate Borghesi, dove il corpo viene sospeso, viene in qualche modo annullato, privato, diciamo, degli attributi anche monumentali. Pensate alla Pivetti, il corpo può attendere con la Pivetti, e invece arriviamo, e per questo, a Letta, che potremmo definire, proprio perché in questo caso il corpo si assottiglia, proprio come era nel manierismo, il segretario di Stato, l'invasione degli ultracorpi. Grazie, grazie professore, grazie. Una lezione molto interessante. Professore, senta, ancora qualche domanda, grazie, ancora qualche domanda per soddisfare la nostra curiosità. Intanto lei diceva che il destino di un uomo è segnato dal proprio nome. Lei si chiama Achille, ha un tallone? Posso dirne uno io? No. Direttore della Biennale di Venezia? Prego. No, è quello il tallone, dico. No, ho fatto una bellissima biennale. Sì. Nel 93, credo sì. Che sia stata l'ultima biennale sperimentale prima della normalizzazione, non solo della politica, della società, ma anche nel campo culturale. Io lo credo, però gli americani, diciamo, la stampa internazionale sì. L'ha bastonata, no, come non mai. No, solo un critico americano, perché questa biennale aveva tre virtù per me, sì. E tre difetti per loro. Si può dire una biennale, mi scusi, multiculturale, quindi che non puntava sulla leadership americana. Sì. Perché gli americani pensavano che caduto il muro di Berlino fosse riconosciuta, oltre che la supremazia militare e nucleare, anche quella culturale. Invece in realtà credo che invece esistono molti continenti che oggi si affacciano alla cultura e che io ho documentato e rappresentato in questa biennale. Ecco, professore, un'ultima domanda e poi la lasciamo andare. Prego. Perché Bonito Oliva non è diventato Vittorio Sgarbi o viceversa? Beh, intanto perché un protagonista non può essere mai il replicante di se stesso. Ho capito, quindi chi è il protagonista dei due in questo caso? Lei sta parlando di Littorio Sgarbi? No, Littorio. Vittorio Sgarbi. D'altra parte, come lei sa, diciamo uno dei miei biografi più affezionati. Lo so, ha scritto di tutto su di lei, no, nel no, bene e no, nel male. Allora no, questa è la differenza, quando scrive, siccome poi i libri restano e le parole invece televisive passano, sì. Lui è più attento. Io poi mi occupo di arte contemporanea, Sgarbi si occupa di modernariato, cioè di quell'arte moderna che ricorda l'arte del passato, perché lui ha bisogno sempre della mamma, dell'autorità della storia, invece io mi autorizzo da solo. Alla fine qual è la differenza tra me e Littorio? Sì. Intanto che io mi chiamo Achille, sì. E che io con il mio lavoro credo di passare, di essere passato alla storia, sì. E lui è passato solo alla geografia. Benissimo, e con questo... Lo so, è accesa, so che devo guardare lì. Signor Vinicio, lei che è maestro di cantina, di USL e di par condicio, ci faccia una begin. Una begin che parli dell'amore. E attacchi più presto che può, per l'amor di Dio. Che fosse l'amore che io ho dentro. Che sente il suo lamento sulla ghiaia del viale del tramonto, alla macca gelata che ha perso il suo gazebo, guaire la stagione andata all'ombra della pione San Susì. Che fosse l'amore, chiedilo alla porta, alla guardarobiera nera e al suo romanzo rosa, voglia senza posa al saluto riverente del peruviano dondolante che china il capo all'ustro della settima polana. Ai permette signorina, sono il re della cantina, vampiro nella vigna, sottratto nella cucina, ma sa
appoggi pure volentieri, fino all'alba livida di bruma che ci asciuga e ci consuma. Che cos'è l'amore? È un sasso nella scarpa che punge il passo lento di bolero con la mattone straniera. Stringere per finta un'estranea cavaliera e ritorno ogni sera perso al caldo le cua di San Giuseppe. Che cos'è l'amore? È la ramona che entra in campo, è come una vaiassa, colpo grosso, te la muove e te la squassa. Ai tacchi alti il culo basso, la panza nuda si dimena, scuote la testa da invasata col consenso dell'amica sua fidata. Ai permette signorina, sono re della cantina, vampiro nella vigna, sottratto nella cucina. Son monarca e son boemio, se questa è la miseria mi ci tuffo con dignità darei. Perché c'erano dei disgraziati qua da soli, non hanno trovato il biglietto e l'abbiamo sistemati qua, non c'è neanche il riscaldamento, ci sono due donne e quelle due stanno con noi, quindi mi metto qui alla luce perché a questo punto mandiamo in onda una cosa piuttosto interessante. Ci siamo posti una domanda: quanto nella carriera di un uomo, e in particolare nella carriera di un uomo politico, i genitori sono importanti, in particolar modo la mamma. Ne abbiamo intervistata, fai la faccia intelligente, su. Ne abbiamo intervistata una per voi e la mandiamo in onda subito. Chissà se si è sentito. No. Anche lei viene su, anche lei viene su. No, aspettiamo. Io sono qua. Ah, voi state qua? Io sì, sono qui a controllare chi passa. Io vado su dall'uomo chiamato Cavillo. Andiamo. Mamma, son tanto felice perché ritorno da te. Signora, sono Stefano. Quanto è necessario? Filomena? No, è Giovanna, la sorella. Ah. La mia canzone ti dice che è il più bel giorno per me. Lei conosce la mamma? È vero che è un tipo particolare? Grandissimo. Ho portato un presente. Volevo portare dei fiori, ma poi un gioiello, un cappello. No, non è così. Delle scarpe di pitone. No, signora, non è così. Ma alla fine poi vedrà. Buongiorno, lei è Memena? No, io sono Giovanna, sono la sorella. La sorella di Memena? No, la sorella Memena è nostra madre. Mamma, solo per te la mia canzone vola. Memena, sappiamo qualcosa? Io non so se mamma è in casa adesso, comunque la... Vediamo se c'è. Cercheremo di trovarla, vediamo un po' se c'è da sì, qui. E beh, mica dobbiamo cercarla sotto i divani, sa? Mamma, sarai con me, parola, sarai più sola. Ecco, noi stavamo cercando qui nel suo salottino la mamma, non l'abbiamo trovata. Per fortuna, perché so che era l'oggetto del vostro desiderio, farò di tutto per evitare che voi l'incontriate. Ma no, invece, ma è qui in casa, la cerchiamo con la calamita. Se la cercare con la calamita, mi sembra prima o dopo venite attratti da qualche cosa. Anche perché avevo portato un presente proprio per Filomena. Io so che la mamma è nata a niente poco di meno che a Dente Cane, e là fanno il torrone. E io ho portato un presente per la mammina. Beh, sai che prima o dopo la possiamo far venire? Fatela uscire la povera mamma col torrone di Dente Cane. Ah, visto? Ah, era nascosta in un armadio. Era nascosta in un armadio. In un armadio. Perché ho detto, mamma, vedi, tu non devi parlare con i giornalisti, con Chiambretti neanche prendere il no, cartello. Ma io volevo soltanto vederla per un istante, perché questa trasmissione è il ritratto, come dire, privato di un uomo pubblico. Sì, certo. Ecco, un uomo pubblico è lui. Oh, Filomena, Memena, finalmente la conosciamo. Tutti i libri parlano di lei, signora. Io so tutto di lei, per esempio che lei è professoressa, anzi è stata professoressa di lettere alle scuole medie, alla scuola media Catullo, è vero o no? Benissimo. È vero.
Che la volete chiamare? L'hai detto sul giornale? L'ho letto sul giornale, sì. Sta suonando la porta o è l'antifurto? No, non ho le porte nel furto, non abbiamo niente da nascondere, non solo un terreno. Torrone di Dentecane, com'era questo di Iorio? Buonissimo. L'ho portato per lei, signora. E tu sei di Dentecane, per caso? No, io non sono di Dentecane, però conosco il torrone e l'ho portato. Dentecane apposta. Apposta. Oh, ci sono grato, che bello. È quello al caffè, signora. Mi piaceva molto perché aspettavo tutti gli anni da quando il pacco di Dentecane con i torroni. Il pacco mio era di Dentecane. Sì, infatti, è quello che dicevo, infatti, visto che le informazioni della nostra intelligence. So quasi tutto. Io so anche che lei ha detto di lui che è un idealista della politica, è vero o no? Molto, sì. Sì. Sì, è un idealista della politica. Sì, solo idealista? Non lo so, io mi seguite questo, è realista. Ecco, e si ricorda com'era lui a scuola? Perché siamo qui per fare un ritratto del ministro Scolaro. Senti, posso dire questo, io credo molto in Dio, noi abbiamo proprio la funzione di creare il cervello dal Signore. Ha avuto un bel cervello, quello è un dono che ha avuto da Dio. Chi ha avuto un bel cervello? Francesco, ha avuto un bel cervello. Molto. Quello che ho avuto sempre mi dà una cosa, siccome io come insegnante non ho mai bocciato nessuno. Ecco. Perché un ragazzo può progredire l'anno dopo, mai bocciare. Sì, rimandare? Mai. Mai. quindi adesso comincio a capire perché il ministro ha abolito gli esami di riparazione. Perché già la mamma... E mi diceva sempre che dico, ammira anche lui, che è stato un collaboratore dei compagni che non erano al suo grado... Compagni in che senso, di scuola, signora? Di scuola. Ah, di scuola. Molto. Per esempio, sa che facevano quando erano i compiti scritti? Perché io insegnavo la media e lui allo stesso dice Donofrio non scrive ancora, e aspettavano che scrivesse perché lui poi lo diceva, dice sarà difficile il compito. Esatto. È stato molto amico dei compagni, è bello. E lo so, ma e come la mettiamo col congiuntivo? Vorrei che ne parliamo, la famosa frase inquisita nel TG2. Posso dirti, il congiuntivo è l'indicativo uguale in quella persona. Quindi? Non è un errore. No, mi piace una cosa, sono un eccigenio, il punto e virgola, vorrei che lo mettesse quanto fa, un bel momento, c'è una pausa e poi continua, là c'è il punto e virgola. Esatto, ma lui mentre parla come fa? Dovrebbe respirare forse o inspirare? È più moderno, al mio tempo si poteva essere bocciato in italiano se non sapeva mettere il punto e virgola. Ma mentre si parlava o mentre si scriveva? Si scriveva, ah, e beh, poi certo. È lo stesso tono quanto parlavi. Cioè si riesce a fare un tono del punto e virgola? Sì, molto. Possiamo dire che Francesco è un figlio d'arte, perché sia il padre che il nonno erano provveditori agli studi di Benevento, sì. O no? No, mio marito sì, il papà, il mio suocero, prima erano regionali provveditori, è stato dalle Puglie, e lì ho conosciuto mio marito che faceva l'università. Ma perché lei passava le traduzioni di latino e greco con gli errori? Non è che li passavo con gli errori, diciamo mi costringevano a tradurre dal greco in latino per evitare che passassi i compiti troppo presto ai miei compagni di banco vicini. Ecco, ma lei al liceo a Benevento passava i compiti anche a Masone, l'attuale capo della polizia, no, perché oppure no? Era in una sezione a fianco, quindi da questo punto di vista credo che non ho avuto nessun demerito. Ma lui era già capo classe e poi ha fatto carriera? No, ricordo soltanto, gliel'ho ricordato perché lui non lo ricordava, che a pallavolo loro perdevano. Ho capito. Lei poi invece ha fatto l'università e la prima vera trombatura ce l'ha avuta di ingegneria, il primo esame di algebra con il matematico Caccioppoli. Sì, questo ecco. Mi dispiace di non aver più il libretto, perché valeva la pena di avere anche il libretto. Ho quello di giurisprudenza, non ho quello di ingegneria. Ecco, ma perché lei disse a suo tempo, e oggi potrebbe anche smentirlo, che la laurea di giurisprudenza, che poi quella che lei ha preso, è la laurea degli asini? Ma gli altri forse erano esagerati, certamente i giurisprudenza studiavano quelli che avevano minor voglia di studiare rispetto a ingegneria, fisica, chimica. Quindi quando scelsi ingegneria dissi è la facoltà di quelli che vogliono studiare. Ecco, però... A legge vanno quelli insomma meno bravi. E quindi? Me ne sono pentito. Se ne è pentito. Sì. Ecco, poi lei è stato ad Howard. Sì. Per uno stage, un master. Questa è la laurea a cui tengo di più. C'è la foto? Sì, c'è la si foto. Si può vedere? Si può vedere la cosa. Andiamo di là a vederla, anche perché ad Howard c'era Kissinger. Sì, questo l'ho avuto come professore... Eccola là. Madonna, sembra uno scritto di Umberto Eco. Lei è stato chiamato l'uomo chiamato Cavillo, un no? Tempo. Sì, nell'altra legislatura. Non sì, in però sta bene anche in questa, perché lei comunque nella riforma scolastica ha fatto macelli, ha fatto di tutto. Ha abolito la pagella, che adesso la chiama in un'altra maniera, no? No. Documento di che cosa? No, questo sono retaggi della vecchia gestione. Sì, però comunque che lei ha avallato, evidentemente. Non l'ho dovuto mandare in giro, queste la scheda di valutazione. La scheda di valutazione. Che fa impazzire i docenti. Eh beh, lo credo. Lo riduce le famiglie e credo che gli studenti ne abbiano poco vantaggio. La scheda di valutazione per com'è? Per com'è l'idea fatta. Della scheda di valutazione è un'idea giusta. Ecco, ma l'idea per esempio di sostituire i voti con dei giudizi sotto forma di vocale consonanti è sua o della vecchia gestione? Questa idea è mia, diciamo, è l'idea che avrei applicato ai voti di maturità classica, già c'è nella scuola elementare. Però scusi, ministro, quando uno riceve questa strana pagella, che non si chiama più pagella, e ci trova sopra A, B e C, sembra una patente. È già così.
Sembra una patente. Ma c'è... Non sembra una pagella. Ecco, senta un po', qualcuno dice che lei non esiste, cioè lei vive soltanto per luce riflessa. Ieri De Mita, oggi Berlusconi. E lei avrebbe anche dichiarato che oggi chi non ha un potere personale esiste solo in funzione degli amici che conosce. Lei ha molti amici, non ha nessun amico, esiste, non esiste? Diciamo, se altri sono i grandi leader politici che vivono di luce propria per tempi lunghi, io non ritengo di essere tra questi, quindi sì, da questo punto di vista non esisto come leader politico di classico, di grande rango. Quindi lei esiste ma non esiste. In un certo senso si può dire così. È come David Copperfield della pubblica istruzione. Sì, sì. Le fa sparire i gesti, le lavagne e poi ricompare. Sì, c'è qualcosa di questo. Ma d'altronde lei era della DC, adesso è... Del CCD. Lei è della destra, dico, è diventato... CCD, Centro Cristiano Democratico, che in fondo è una costola della destra. Ecco, ma poi mi tocca la curiosità, Alleanza Nazionale, dicono di non essere più fascisti, no? Sì. Quindi si deve dire, quando si deve dire un militante di Alleanza Nazionale, cosa dice? Nazionalisti, alleonazionisti, come si dice? Nazionale alleanti, Ha capito, era meglio fascisti. Insomma, questo occorrebbe chiederlo a buon tempo, a Raudi e anche a Fini, ovviamente. Vorrei che ne parliamo, se ne parliamo subito. Se invece vorrei che ne parlassimo. Eterna vita non ti lascio mai più. Il ministro che non esiste, anche perché il governo è caduto. Arriviamo al secondo professore di questa puntata. La chiamano la prussiana del TG1, la Robin Hood della televisione e dell'informazione tutta, signore Lilli Gruber! Non è Lilli Gruber. Dicevo, abbiamo annunciato Lilli Gruber, che purtroppo non è venuta perché c'è stata questa mozione di sfiducia nei confronti del suo direttore e quindi è rimasta lì all'Usigrai. Però diciamo che nel cambio ci abbiamo perso, diciamo la verità. Come la lira? No, tu, io che ho preso gli appunti, sì. Non mi freghi. Non ti frego. Allora lui lo fa apposta. Chiama tutti zoppi, bassi, pelati, in genere brutti. Esatto. Sceglie le persone più per fregarle. Questo è la sua questo tecnica. È un dato. Se c'era qui Lilli Gruber, a quest'ora già l'aveva magari schiaffeggiato. Esatto. Invece io... Invece noi siamo amici. Siamo amici, devo trattare bene, eccetera, esatto, eccetera. Io ho fregato perché... Io devo parlare della libertà di informazione. Sì, invece di cosa parlerai? Parleremo anche di quello. Ma volevo parlare del sesso degli anziani. Il tuo, quindi. Che, anzi, poi ti regalo il libro. Ah, il sesso degli anziani. Ma come tutto un verde fan, mi parli del sesso degli anziani. Io stavo arrivando qui, oggi ho lavorato, non c'entravo niente con questa trasmissione. Vengo chiamato. Eri a Monte Carlo, quindi. A Monte Carlo. Ecco, ma tu paghi il fisco in Italia o lo paghi a Monte Carlo? A Piazza tra Balduina 40, no? Ma quindi lo paghi il fisco? Pago. Non sei come quei 9.000 che stanno là? Assolutamente. E che però stanno là e non pagano qua. A Monte Carlo mi hanno portato il libro. Mentre uscivo. E chi te l'ha portato questo, il sesso degli anziani? Non lo so, la casa editrice. No, deve essere la Raffaele. Il sesso degli anziani. Per fare la recensione, io ho letto di corsa venendo qui e qui siamo alla fine del mondo. Come fate voi? Non ho capito. Ne abbiamo parlato. Perfetto, sì, perfetto. Sì. E dice, finora l'argomento era sempre stato trattato da Cicerone, Balzac, da Balzac, da Terenzio, da Goldoni, e adesso eccetera. Anche Curti. Ti lascio. Dopodiché spiega che c'è sempre speranza. E beh, allora noi ti lasciamo solo. La speranza tua è anche la nostra, perfetto. E quindi mi raccomando al ciuffo e arrivederci. Bravo. Allora, io prima scherzavo, adesso lo dico sul serio. Qui sarebbe utile chiamare per le varie professioni quelli proprio bravi, quelli seri. Per esempio, per il giornalismo. Questa doveva essere... Così mi hanno detto al telefono, una lezione di giornalismo, come si diventa giornalisti, eccetera. Allora bisogna chiamare. Chi se ne intende sul serio? Cioè quelli che innanzitutto
Paolo prima, c'aveva quella casacca con il cappello che cambiava colore e così via, quella fa parte indispensabile della professione. Buoni sempre, come il torrone, non so, torrone che è fuori nero, dentro è bianco, però se state attenti, soprattutto nei torroni buoni, ci sono sempre anche delle ciliegine, delle cose rosse, in modo che il giornalista è nero, bianco, un pochino rosso, la ciliegia, è risolto il problema. Allora, se volete far strada, volete diventare professionisti, questo è il torrone, ci vuole il torrone. Da taglielo sulla testa Fede, magari. Lui ha sbagliato tutto, perché io sono invece il contrario, sono un vetro. Vetro non pentito di niente, vetro giornalista, vetro tutto, vetro non pentito. Eccomi qua. Mi ha chiamato, dice, parla, e che vi dico? Vi dico che sono tenuto in vita, secondo me, da Berlusconi. Sì, perché Berlusconi può gridare, guardando me, può sempre gridare, che i giornalisti sono brutti, cattivi e comunisti. E io vi confesso, che a me è sempre piaciuto, e vi consiglio, se potete farlo, di remare, non di essere di questa o quella parte, questo ognuno sceglie quello che vuole, ma di remare nel mare libero. E quando c'è la grande corazzata, che è il potere, cercare con la barchetta di tenervi al largo, perché questo deve fare il giornalista. Se crede sul serio di servire in qualche modo l'opinione pubblica, i cittadini, tenetevi al largo della corazzata, se gliela fate, se gliela fate. Fede è un esempio tipico in questo senso, lui la barca l'ha attaccata alla corazzata. Prego. Ringraziamo il professor Curti per questa lezione di vita. Ed entriamo nel vivo. Ecco, non ti grattare, che vengono via i pezzi. Vengono via i pezzi. Allora, io ho letto velocemente qualcosa, perché so tutto di Lilli Gruber, ma so quello che posso sapere del grande direttore che fu del TG3, Alessandro Curti. Adesso non voglio farti una sviolinata, ma certamente tu hai portato, lo dicevi tu, una per zattera. Fortuna che non c'è Guglielmi che ci può giudicare. Non ci può giudicare. Lui l'hanno già trombato, si dice, esatto, ma anche a te però t'han trombato. No, a me volevano tagliare la testa, ma vedete, la testa grossa, ancora è rimasta, ecco. A Monte Carlo, a ecco. Piazza Trabalduina, ma la testa è rimasta. Ecco, comunque tu avevi, diciamo la verità, una zattera che era il TG3 e l'hai fatto diventare una portaerei. L'hai portato in poco tempo dal 2% al 20%, però quello che io mi chiedo, ce lo chiediamo tutti qua dentro, come mai quel telegiornale, quel TG3, quel Telekabul, come era stato marchiato da Ferrara, più saliva lui e più grazie scendeva. Grazie a Giuliano Ferrara, sempre. Sempre. Sempre, grazie, Giuliano Ferrara. Santo! Un altro santo. Un altro santo. Ecco, spiegami perché più saliva il tuo TG e più scendevano le quotazioni del PDS. La propaganda non era fatta nella direzione, come dire, mirata, centrata. Vabbè, questi sono cavoli di Occhetto. E ma come? Tu e sono gli Occhetti, vanno, tornano. Ecco, tu per essere così vispo, mangi molte vitamine, molta frutta, molte mele della Coop, cosa fai? Come sei messo? Sesso, molto sesso. D'altronde tu sei sempre stato un tombeur de femme, però una battuta su queste Coop rosse bisogna pur farla, perché sennò non esiste quella par condicio. Io sono il portavoce del portavoce del portavoce voce, e quindi queste mele chi le ha mangiate? Diciamo. Standa. La standa. La standa. A cui dice che nessuno dei cosiddetti rossi ha mangiato una mela. Standa la standa. Stando alla standa, c'è un giro di mele. Di mele. Ho capito. E però, mele rosse, mele bianche, mele. Quindi diciamo che è una Macedonia. La standa, è una Macedonia, però. Certamente, diciamo Macedonia. La verità. Esatto, bravo. Beh, torniamo a noi. Tu a 6 anni prendevi un sacco di schiaffoni sulla crapa che non era pelata da tua madre perché imitavi il Duce, è vero o no? Sì, sì. Facevo così. Cameretti! Del cielo e del mare! Ecco, non parlo troppo forte perché. Diciamo la verità, un po'. No, tu sei sempre stato, come hai detto, sei sempre stato ben visto dalla destra, sia da Fini che dall'onorevole Mussolini, che evidentemente è il nonno, tra l'altro, no? Vista la. Ecco. Quindi hai dato, come dire, slancio a quello che è diventato poi il governo, o no?
A me è sempre dispiaciuto nel 1945 di essermi fermato un po' troppo in quello che facevo e sono rimasto sempre delle stesse idee. Delle stesse idee, quindi? Però hai una famiglia curiosa tu, perché ho sempre letto, ed è una cosa strana, perché il padre era un massone. Padre massone, uno dice c'è un San Bernardo, invece è un massone. Ma sì. La madre cattolica, molto cattolica, no? Una donna proprio casa e chiesa. Poi avevi uno zio che era uno squadrista. Insomma, insieme hai fatto il Polo della Libertà lì dentro. C'era pure lo zio comunista. Eh? C'era pure lo zio comunista. C'era anche lo zio comunista. Tu hai avuto comunque un riferimento, credo, e questo è un attimo serio del nostro intervento. Io avevo portato un libro serio. Di chi è questo libro? Io avevo portato un libro serio sulla libertà e no, che Liguori dovrebbe leggere e dovrebbero leggere tutti i giornalisti italiani sulla libertà di stampa. È stato scritto da un vecchio direttore del Corriere della Sera nel 1924, dice, Mario Borza, libertà di stampa. E dice due parole? E dice delle cose molto importanti, siccome è facile perdere la libertà di stampa. Lui lo scrive nel 1924, pochi giorni dopo arrivano le leggi che chiudono per sempre la libertà di stampa nel nostro paese. Io ho approfittato di venire qui per scherzare con Chiambretti, ma per ricordarlo, perché questo è bene sempre averlo presente. Bene. Un eroe! No, però quello che volevo sapere, voi direttori dei telegiornali, voi direttori dei giornali, quando dovete fare un esempio di grande giornalismo, fate sempre il riferimento a quello anglosassone, sempre, perché è un giornalismo, dite voi, che non mente, o sbaglio? Sbagli? Il personaggio. Perché tu non sei... No, mai detto, mai detto. Preferisci quello tedesco? No. Preferisco quello italiano. Quello italiano. Noi facciamo un buon giornalista. Ha battuto le mani l'unico giornalista in sala. Prendilo a Telemonte Carlo, fagli fare il meteo. È già quasi praticante. Fagli fare il meteo a quello lì, guarda la faccia. No. Ma a parte gli scherzi, credeteci sul serio, il nostro è un giornalismo pieno di difetti, di errori e così via, ma quando vuoi. Leggete La Stampa, Il Corriere della Sera, Repubblica, il giornale, i vari giornali, li confrontate spesso con giornali stranieri, poi non c'è niente. Ecco, parliamo un attimo di attualità, di cronaca. Ecco, si è appena promosso questo nuovo governo, il governo Dini. Dini. Ecco, Dini, secondo te, e come lo vede? Lo puoi invitare qui perché... Come fatture va bene per questo tuo gruppo di ospiti. Ma non credo che venga. Però secondo te Dini è come lo definisce appunto un tuo collega Liguori, cioè una specie di Ciampi con un occhio a destra tanto o qualcos'altro? Devi smetterla di chiamare colleghi, tutti i colleghi. Ecco. E fa il direttore. Del direttore, cioè. Ah, del direttore, della collega, di quel signore. Ecco. Tu lo vedi così, una specie di Ciampi con l'occhio a destra o come lo vedi Dini? L'occhio a destra, a sinistra, al centro. Hai visto la faccia di Dini? L'ho vista, sì. Può bastare? Ma è un tecnico o è un mostro? Che cos'è? Non lo so, bisognerebbe adesso qui, questo libro me l'hanno regalato oggi, non l'ho letto. Non l'ho ancora letto. Tu hai inventato... Vedo che c'è un capitolo sui brutti. Sì, quindi vediamo se poi ci siamo anche vediamo, noi. Cioè, tu hai inventato la famosa gente con 3G, no? Gente. No? Quella gente che poi ha votato Berlusconi e che oggi si sente tradita. Quindi ribaltone mascherato o trabocchetto, come dice Fini? Trabocchettino, ribaltoncino, aspettiamo di vedere. Tu hai scritto un libro sulla televisione. A me Bossi in questo momento mi sta molto simpatico perché tutti ne parlano male e io ne voglio parlare male. Ma ne parli bene solo perché contro Berlusconi? No, perché ha dimostrato di essere... Ma una volta ne parlavamo male di Bossi, diciamo che era ignorante, era uno zoccone, c'aveva il ciuffo a banana e adesso invece... Pochetto un po' di tempo fa, alcuni anni fa. Sì. Mi aveva attaccato dicendo che ero diventato filoleghista, naturalmente sbagliando. Però, ecco, qualche cosa aveva colto. Cioè, io ho provato della simpatia verso queste persone che, molto ingenue, molto strane, molto diverse da quelle che conoscevamo, dal ministro Cainter, proprio personaggi diversi, non so come facevano a stare nello stesso polo. Però... ha dimostrato in questi giorni di avere coraggio e a me le persone che hanno coraggio
mi stanno simpatico. Ecco, tu hai scritto un libro con Corradino Mineo, che sta facendo una grande scalata, e ha scritto questo libro insieme a te. No, sta facendo un lavoro faticosissimo dentro la RAI ancora. Dentro la RAI, sì, al TG3, che adesso è diventato Video Music, perché c'era Brancati che stava di là, no? Com'è questo TG3, in due parole? Bello. Bello. E il TG1? Insomma... Parli del TG2, ridiamo. L'ultima battuta e poi chiudiamo. Tu hai avuto un grande insegnamento da quell'uomo che è stato Berlinguer, una figura, come dire, statuaria, che è stato tra l'altro non solo testimone, non solo... No. Beh, hanno ragione, questo applauso non era previsto, ma ci hanno ragione, perché è uno dei pochi personaggi del nostro paese che merita un applauso simile. Merita un applauso simile perché Berlinguer, oltre ad essere stato testimone di quel compromesso storico che non si fece, è stato anche testimone di nozze del Tumber de Femme. È vero o no? Una battuta su Enrico e ci salutiamo. Ah, scusa, ti è caduto un capello. Aspetta, scusa. Beh, cerchiamo, al di là della sua posizione politica, cerchiamo di imitare, essere simili. Ma che cosa direbbe oggi Berlinguer? Scusa. Cosa direbbe oggi Berlinguer? Oggi Berlinguer direbbe, innanzitutto mi criticherebbe perché io sono qui. Sì, infatti anche a me criticherebbe per essere qua. Sicuramente. Sì. Dopodiché oggi ci direbbe di andare avanti con grande coraggio. Direbbe forse lui avrebbe il coraggio di citare, io non c'avevo il coraggio di farlo, ma adesso tu hai evocato, sì, Berlinguer, lo posso allora Vai. Dire io, non avete... paura, mai, non bisogna mai avere paura. E questo è il momento, l'ha detto anche il Papa. Sì. È il momento di non avere paura. Grazie. Grazie. Arrivederci. Grazie, professore. Arrivederci. Yeah, bene. Abbandonato il professor Curzi. Ci dobbiamo adesso collegare con l'esterno di questa straordinaria cattedrale. E allora vado verso il monitor e cerco di chiamare Paolo. Paolo, Paolo, mi senti? Paolo, Paolo, mi senti? Paolo? Chi Paolo, è? Vedo tutto nero, dove sei? Paolo! Chi è? Oddio! Chi è? Paolo, sono io, che fai lì? Anzi, cosa fai? Pietro! Cosa facciamo noi qui? No, tu cosa fai lì? No. Hai trovato una piscina della tua misura? Esatto! Vero. Esatto! Dove sei? Sono sul fondo! Cambia telecamera! 1, 2, 3! Sono qui! Siamo qui! Sono pieno di fax! Sono l'accesso al centro esproprio sondaggi senza opinione, vedi? Qui è pieno di... Niente, Paolo. Non è successo niente, sono pieno di computer. Qui noi abbiamo fatto delle inchieste. Sì, quante? Allora ne abbiamo fatte tre, ma abbiamo fatto un'inchiesta e due sondaggi. La prima inchiesta è sui fondi neri delle cooperative rosse e sui fondi rossi delle polisportive nere. Com'è andata? C'è una differenza. I fondi neri delle cooperative rosse se ne passavano con assegni circolari. Sì. Che come ben sai, essendo circolari... Circolavano. Circolavano e tornano al primo pirla che li ha inviati. Effetto mittente, boomerang, capisci? Sì. Boomerang. Ma non so, sono all'accesso, parlo come mi pare, scusa. Dopodiché, invece, i fondi neri... della polisportiva Fiamma, sì, invece non viaggiavano con assegni circolari, no, viaggiavano con la staffetta 4%, 4x400, 4x4 milioni, 4x4 miliardi, 4x7 miliardi. Sì. Allora, i 7 miliardi non si trovano più, il testimone è sotto la doccia, ma non è questa la cosa più importante. Noi qui, seguendo i computer che non funzionano evidentemente, abbiamo fatto due sondaggi molto importanti. Il primo è su un tema molto scottante, la guerra civile. Gli italiani temono la guerra civile? Bene. Vuoi sapere la risposta? Mi piacerebbe. Bene. Il 90% degli italiani alla domanda «Lei teme la guerra civile?» ha risposto «Sì, soprattutto se devo farla con la mia macchina». Perché gli italiani, Piero, sono gente che crede ai valori! Ai loro valori? Se gli righi la Golf, non cambiano macchina, cambiano partito, hai capito? Ho capito! Bene, ma non è questo, ma
Il sondaggio più importante. Cosa ho scritto qui? Il sondaggio più importante. Il sondaggio più importante. Scusa, sì. Leggo lì, Chiambretti nasconde un dolce segreto. So, non sono scritto io, perché studenti, Piero. Nessun segreto, trasparenza. Allora, guarda, se vai lo cancello. Ti ringrazio. Lo cancello. No, fa schifo, vai avanti. Ora, il sondaggio più importante l'abbiamo fatto su un problema della bioetica. Tu sai che c'è questo dibattito, ne parlano anche i fax, sul fatto dei figli in provetta. Abbiamo fatto l'accesso qui, ha fatto un sondaggio sugli arcivescovi. Bene, sui figli in provetta gli arcivescovi si sono espressi in maniera categorica contrari ai figli in provetta. Gli arcivescovi, i figli vogliono continuare a farli come prima! Ma come? Così, naturio! Senza vitro, così, come li hanno sempre senza fatti. Senza vitro. Bene, allora, io adesso ti saluto perché devo fare un prelievo, un attimo. Beh, cosa succede adesso? Adesso dovrei mandare la pubblicità. C'è Formentini? No, non c'è. Allora, mandiamo. No, c'è la pubblicità, anzi, mandala tu da là. E la poi mando. Torna di qua. Io faccio il prelievo con le braccia concerte, che è difficile. Concentrati, pubblicità e poi la lista. Pubblicità! L'ho mandata? Sì. Bene, ecco, ci tenevo. E dopo la pubblicità, eccoci nuovamente nell'aula di Economia e Commercio a Tor Vergata. La nostra trasmissione volge al termine. Siamo pronti per ascoltare la lista del collega compagno camerata Cellino Paolo Rossi. Appuntamento per tutti e a Bologna la prossima settimana. Paolo, io ti saluto. E me ne vado, grazie e arrivederci. Ciao Piero, ciao. Non posso dare la lista, do i pronostici del Toto Ministri. Interni di Pietro 1x2, Tremonti Finanze 1 fisso, Affari Istituzionali Cossiga 1P2, Poste Telecomunicazioni Fede 1X2345, Sanità Dottor Kilder 1 fisso, Protezione Civile Cavulli Pomagalli sospesa per l'impraticabilità del campo. Ma resta un dubbio in un governo di tecnici. Se alla difesa va un generale, agli esteri chi va? L'Alpitour? Chiediamolo al nostro arbitro, che comunque rimane il signor generale Silvio Armstrong Castelberrocconi. E meglio morire da piccoli, suicidarsi col tratto di braccio, soffocarsi con tanti batuffoli, che vedere il tipo da grande. Era meglio morire da piccoli, soffocati da un bacio di muccioli, soffocati da tanti batuffoli, che vedere il tipo da grande. Era meglio morire